Un incontro all'Urban Center questa mattina fra l'amministrazione comunale e i cittadini, uno scambio di idee sul destino del parco Robinson a Bosco Minniti. Ad aprire il dibattito il sindaco, che ha aperto le porte alle proposte da valutare. In seguito un breve cenno storico da parte dell'assessore Corso sulla gestione del parco. Il primo a prendere parola tra i cittadini è stato padre Carlo D'Antoni, parroco della chiesa del Bosco Minniti, che il parco Robinson l'ha sempre vissuto da vicino, mostrando negli anni un continuo interesse, mettendo le mani in prima persona sulla pulizia e manutenzione del parco, ma lamentando da sempre la mancata presenza dell'amministrazione sui servizi base per la fruizione del parco. Durante l'incontro, infatti, ha più volte chiesto quale sarà la responsabilità dell'amministrazione comunale, scongiurando nel frattempo che il tutto non sia gestito come fino ad oggi fatto, cioè nulla. In sostanza, prima delle idee, i cittadini chiedono alla nuova amministrazione che vengano effettuati i servizi base all'interno del parco. All'incontro hanno comunque partecipato vivamente i presenti con proposte di idee, dalla realizzazione di un percorso Archimedeo all'interno del vasto parco alla realizzazione di una sala prove musicale, ma il tutto ricade sempre sulla richiesta della presenza di sorveglianza e pulizia e cercare soprattutto di sopprimere il vandalismo del luogo, abbandonato e quindi più soggetto alla libertà dei vandali. Un richiamo anche al senso civico da parte della cittadinanza a prendersi cura dei beni della città. Quindi l'obiettivo è intanto una rivitalizzazione di quello spazio. Attraverso la rivitalizzazione noi cercheremo di creare un discorso educativo nei confronti della cittadinanza, anche di quelle ovviamente classi meno agiate oppure che vivono nei dintorni, aprire questo parco alle periferie e quindi sarà un percorso abbastanza lungo, ma l'obiettivo è diminuire quanto più possibile gli atti di vandalismo attraverso la rivitalizzazione di questo spazio, che è enorme, sono 5 ettari. Noi vorremmo infatti ripartire da una riqualificazione sociale, non vorremmo chiudere il parco alla cittadinanza. È un parco abbandonato da anni. Quanto tempo pensate possa passare affinché si possa insomma mettere mani su quel parco? Noi speriamo il più presto possibile. Da questa esperienza e questo incontro di oggi, in cui dovranno venire fuori tutte le creatività, la creatività delle associazioni, dei cittadini, ci sarà un altro incontro dove noi come amministrazione esporremo alla cittadinanza quelle che sono state, diciamo, le nostre valutazioni sull'incontro di oggi, e poi immediatamente dovremo mettere mano al parco. Ci sono delle somme già prestabilite per il parco Robinson? Assolutamente no, siamo in una fase iniziale della nuova amministrazione Italia, stiamo guardando il bilancio proprio in questi giorni, e quindi di somme ancora non ce ne sono, ma ovviamente è una nostra assoluta priorità. Thank you.